di Lina portò dentro il suo essere spezzata, come suo figlio Gianni, la sua paura e la sua bellezza. Sono Simona Malato e nel film interpreto Lina, la mamma di Gianni, una madre follemente innamorata di suo figlio, sola con lui, che scopre di non avere la forza di proteggerlo, di aiutarlo. Lina è una miccia accesa che non esplode mai. E questo è il ricordo più caro che mantengo di lei, del lavoro su di lei e con lei, e per questo l'ho amata molto. Allora vi aspettiamo al cinema dal 23 marzo, Stranizia d'Amuri. Sono Fabrizia Sacchi e nel film interpreto Carmela, la mamma di Nino. Far parte di questa grande famiglia per me è stato molto bello, anche perché abbiamo potuto veramente ricreare le dinamiche di questa famiglia in maniera molto vera, autentica. Ma tutto il film è stato appunto diretto con grandissima attenzione, amore, rispetto per questa bellissima storia. È stato bello farne parte, l'abbiamo fatto con tutta la verità possibile per fare in modo che appunto il nostro racconto fosse autentico, e spero che lo sia stato. Questa storia alla quale abbiamo voluto rendere onore con impegno, rispetto, amore, concentrazione, l'abbiamo fatta risuonare dentro di noi, l'abbiamo vissuta per poterla restituire nel modo più vero possibile, più autentico. 23 marzo a vedere Stranizia d'Amuri, vi aspettiamo, ciao! Ciao, io sono Antonio De Matteo e nel film interpreto Alfredo Scalia, il papà di Nino, un personaggio che mi ha dato nuova vita come attore e come persona, in alcuni punti vicino a me, per il suo amore sconfinato per questo figlio, per la sua famiglia, per il suo lavoro, ma per altri molto lontano, un'oscurità che viene fuori all'improvviso dovuta all'epoca, all'ignoranza, al pregiudizio. Sempre più un ricordo sbiadito, un personaggio lontano da me a partire dalla lingua in cui mi sono immerso fino all'anima, che mi ha cambiato il modo di vedere il mondo. Ma non posso dirvi altro. Vi aspetto al cinema dal 23 marzo con Stranizia d'Amuri. Sono Enrico Roccaforte e nel film Stranizia d'Amuri interpreto Franco Spina, il meccanico del paese nonché il patrigno di Gianni, uno dei due nostri protagonisti. Interpretare questo ruolo per me è stato molto toccante e doloroso, perché mi ha costretto a rivivere, a riguardare quegli anni, gli anni 90 in Sicilia, non come li ho vissuti allora, cioè con lo sguardo da ragazzo, ma con uno sguardo adulto e giudicante. Franco giudica i comportamenti di Gianni e lo mette alle strette, lo mette con le spalle al muro e allo stesso tempo vive su se stesso il giudizio che il paese ha nei confronti di Gianni. Correte al cinema dal 23 marzo, Stranizia d'Amuri. Sono Gabriele Pizzurro. Nel film interpreto il ruolo di Nino Scalia. Nino e la sua famiglia vivono ai margini del paese, possiamo dire, ma quei margini caratteristici della Sicilia. Ha un rapporto molto bello con il padre. La vita di Nino cambia improvvisamente quando in sella al suo motorino incontrerà Gianni, una grande storia che appunto durerà per il resto della loro vita. Questa esperienza è stata un'esperienza molto formativa ed emozionante al tempo stesso. Ho conosciuto persone molto importanti per me, persone alle quali sono rimasto molto legato. Primo fra tutti Samuele Segreto, il mio compagno di avventura. Devo dire che emozionarci insieme mentre giravamo il film è stata la cosa più stimolante e spero che questa emozione arrivi anche a voi. Dal 23 marzo al cinema, vi aspetto. Ciao, sono Samuele Segreto. Nel film interpreto Gianni. Gianni è un ragazzo perso, senza una direzione, che è vittima di una realtà fatta di pregiudizi e odio. Anche all'interno delle mura di casa non ha pace. Si ritrova una mamma che lo ama, ma che per proteggerlo prova a sopprimere la sua natura. Per lui tutto cambia quando incontra Nino, che porterà nella sua vita una luce che non aveva mai visto. È stata un'esperienza meravigliosa.
mi ha donato l'opportunità di ridare un pezzo di vita a questi due ragazzi che sono morti perché si amavano. Io mi ritengo fortunato ad aver conosciuto delle persone così straordinarie. E poi non potevo desiderare un compagno di viaggio migliore di Gabriele Pizzurro. Con lui ho instaurato un rapporto bellissimo, di una forte amicizia. Abbiamo formato una famiglia e vissuto questa esperienza con tantissimo amore. Dal 23 marzo, Stranizza d'Amuri è al cinema. Mi chiamo Giuseppe Fiorello, sono il regista di Stranizza d'Amuri. È stato un viaggio bellissimo, un viaggio formativo, ogni giorno alla ricerca di qualcosa di speciale per raccontare la storia di questi due ragazzi. Abbiamo passato momenti molto belli, intensi, sempre alla ricerca di qualcosa di speciale, sempre alla ricerca della poesia, che fosse un'inquadratura, un colore, un suono, una luce speciale. E poi sempre tutto accompagnato da una troupe speciale. Persone che mi hanno accompagnato in un viaggio lungo, faticoso, poetico, bellissimo, indimenticabile, insomma. E poi raccontare questa storia è stata una grande opportunità. L'opportunità di non dimenticare quei due ragazzi di Giarre. Il film è liberamente ispirato a quel fatto di cronaca. E il film poi è anche un viaggio nei miei ricordi, nei miei luoghi, i luoghi dell'infanzia, dell'adolescenza, quando si andava a fare i bagni in posti unici, stupendi. E poi tutto quel sogno diventa anche un mestiere, un lavoro, da fare ogni giorno, cercando di trovare sempre l'espressione giusta, il tono giusto e il giusto rapporto con le persone che mi sono state accanto. E soprattutto loro, Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Con loro è nato un rapporto speciale, un'amicizia indimenticabile, un gioco. Siamo stati molto bene. È stato un bel viaggio. Grazie.